gli amministratori di STIP, le banche, di cui in modo particolare parleremo questa sera, la nuova amministrazione comunale, che in qualche modo ha un coinvolgimento importante in tutta questa vicenda, e naturalmente gli impresari che hanno acquistato e venduto questi terreni ricavando enormi plusvalenze. Si tratta di una vicenda incredibile, nel senso che è una vicenda che probabilmente è nata nel 1995 e da allora ad oggi questa vicenda per 18 anni ha costruito una serie di, attraverso una serie di tappe, presenta però oggi il conto. E presenta il conto che deve essere in qualche modo pagato dall'amministrazione comunale, la quale deve prendere una posizione, a nostro avviso, molto chiara, molto precisa, attraverso la quale si capisca con chiarezza su questo problema da quale parte sta. Nel senso che secondo noi l'amministrazione comunale dovrebbe in qualche modo respingerlo questo conto e rimandarlo al mittente. Come voi saprete, il Tribunale ha decretato verso la fine del mese scorso la non ammissibilità del piano di concordato preventivo, aprendo praticamente la strada al fallimento. Da allora si è in qualche modo aperta nella città una campagna che potremmo definire allarmistica, che in qualche modo tenta di dimostrare che occorre a tutti i costi andare al concordato preventivo. E per alcuni di questi il concordato viene ad assumere una funzione che poi vedremo più nel dettaglio questa sera, una funzione che è quella di occultare le responsabilità che ci sono dietro a STIP. Allora, siccome c'è questa specie di partito trasversale molto potente, che vuole il concordato a tutti i costi, è il caso forse che spieghiamo in che cosa consiste questo concordato, perché effettivamente leggerlo, vederne le responsabilità, vederne le condizioni è molto istruttivo, ci fa vedere bene, ecco, quella trama di poteri, quell'intreccio di poteri di cui vi parlavo prima. Devo dire che questa disamina del piano di concordato ci serve proprio a scopo, diciamo così, didascalico, didattico in qualche modo, nel senso ci serve per capire com'è questo intreccio. Lo dice bene com'è questo intreccio, perché probabilmente non si andrà al concordato. So che proprio oggi il procuratore La Guardia ha espressamente chiesto il fallimento. Allora, parliamo un attimo di questo concordato. Come voi tutti sapete, STIP è stata messa in liquidazione perché è in grave stato di insolvenza. Ed è stata quindi avanzata la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Questa domanda è del 19 di dicembre del 2011, e ad oggi questa procedura ancora in corso, ancora è aperta, sono quasi 2 anni, quindi evidentemente si tratta di un concordato molto difficile, ha subito dei rinvii, ha subito lungo la strada varie modifiche. Un concordato talmente difficile che vale anche la pena sottolineare che è stato altrettanto oneroso, perché pensate che soltanto l'anno scorso i debiti, gli oneri derivanti da questi enormi
debiti che Spip aveva hanno comportato appunto un aggravio di circa 2 milioni e 200 mila euro soltanto di interessi. Comunque il piano di concordato preventivo fondamentalmente si basava su alcune condizioni. Una di queste era appunto, per soddisfare i creditori, era la vendita dei terreni del comparto SPIP 2 e SPIP 3, era il ricavo presumibile derivante dalle azioni di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, ricavo che era quantificato attorno a 2 milioni e 800 mila euro e si fondava altresì sulla cessione da parte di STT, che è la holding che controlla appunto SPIP, di circa 5 milioni di euro per favorire appunto questo accordo con i creditori, che vorrei ricordare sono per il 92,5% sono banche. Questo accordo è stato in qualche modo invalidato dalla presa di posizione del consiglio di amministrazione di STT. In modo particolare l'amministratrice delegata della società ha dichiarato la indisponibilità di STT a versare questi 5 milioni e ha peraltro detto, riferito agli organi di stampa, cito quello che è stato riferito e non smentito, disse che denunciava, come dire, l'assessore al bilancio Capelli, accusandolo di avere travalicato gli organi direttivi di STT, imponendo delle scelte relative a STIP che non sono state deliberate, che non erano state deliberate appunto dal consiglio di amministrazione della società. Nell'ottobre dell'anno scorso il consiglio di amministrazione, che era stato eletto, nominato da Ciclosi nel 2011, si è dimesso e quindi, alla luce di quella indisponibilità di STT, che ha delle ragioni, che ha dei motivi, poi vedremo, alla luce di queste indisponibilità sono state apportate delle modifiche a questo concordato, l'ultima delle quali risale al settembre del 2012, secondo la quale per il consiglio il liquidatore proponeva appunto di andare ad una scissione di STIP in due società, una NewCo a cui sarebbero stati attribuiti terreni di SPIP 2 e 3 e tutti i debiti con le banche, e una nuova SPIP ripulita, è vero, di tutti questi oneri. Non solo, ma veniva proposto in questa circostanza che SPIP avrebbe ceduto a STT i diritti derivanti dall'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di SPIP. Ora, io credo che non sia possibile vendere un'azione di questo, un diritto ad agire in giudizio, non credo che sia possibile, ma superiamo per un attimo questo problema. Quello che è interessante notare è che, per in qualche modo aggirare la precedente indisponibilità di STT, vengono ceduti questi diritti
che in cambio dell'esborso da parte di SDT di 2 milioni e 800 mila euro. Si parlava anche della possibilità poi di integrare con altri 2 milioni e 200 mila euro, quindi come capite bene si arrivava ai famosi 5 milioni, ma pare che l'amministrazione comunale attuale non abbia ancora deliberato questa possibilità. Non occorre che vi dica che questa presunta vendita, tra virgolette, di questi diritti è quanto mai fumosa, quanto mai aleatoria, perché l'esito derivante dalla vendita di queste, dalle azioni di responsabilità comporterà un iter molto lungo e soprattutto è molto probabile che alla fine di tutto questo lungo iter siano irreperibili i beni con i quali, è vero, i beni con i quali in qualche modo ripagare il danno che gli amministratori avrebbero recato a SPIP. Per cui in realtà questa presunta cessione o vendita è vendita di aria fritta o poco più, nel senso che tra 10 o 15 anni, ma voi figuratevi che cosa troviamo di beni che possano in qualche modo ripianare i danni che sono stati fatti. Il nuovo consiglio di amministrazione di SDT naturalmente accetta questa ipotesi e l'accetta con l'avallo della nuova amministrazione comunale, sebbene SDT sia versi in gravissime condizioni economiche. Leggo dal piano industriale di SDT, piano industriale 2013-2015, che è stato recentemente approvato dal Consiglio Comunale nel gennaio appunto scorso, quali sono gli elementi di criticità, i gravi elementi di criticità? La totale assenza di ricavi operativi ricorrenti, la presenza di significativi debiti verso banche e fornitori, in buona parte già scaduti, la presenza di rilevanti impegni assunti dalla società a beneficio di alcune controllate e la necessità da parte delle società controllate di ottenere supporto finanziario per completare le attività in corso o le attività finalizzate alla messa in liquidazione. Allora il problema è proprio questo: com'è possibile che SDT ritrovi questi 2 milioni e 800 mila euro, intanto se è opportuno naturalmente, e poi come può trovarli, come può reperirli? Sempre dal piano industriale voi vedete bene che è stato appunto approvato, si precisa che SDT assume l'impegno di acquistare da SPIP al prezzo di 2 milioni e 8 i diritti derivanti dall'esercizio delle azioni di responsabilità e inoltre dispone di richiedere finanziamenti al sistema bancario per 9 milioni e 800 mila euro che dovevano da destinare alla copertura del fabbisogno del piano complessivo. Il finanziamento sarà assistito da garanzia pignoratizia sulla nuda proprietà delle azioni libere di IREN, suscettibili di cessione sul mercato dal luglio 2015. Vale a dire che questi 9 milioni e 800 mila euro chiesti come finanziamento alle banche sarebbero stati coperti con il pegno delle azioni IREN ancora libere, che tra l'altro non sono attualmente disponibili, che saranno invece libere soltanto nel 2015. Ed è interessante notare che questa NewCo, secondo la modifica del concordato dovrebbe essere istituita, questa NewCo che si carica di tutti i debiti di SPIP
e dei terreni, guarda caso, secondo il piano, deve rimanere in piedi sino al 2015, cioè sino a quando saranno disponibili appunto queste azioni dell'IVA. Appunto si precisa appunto anche nel passo successivo questo discorso. Cosa significa? Sì, era meglio però, parlarne magari alla fine della relazione. È un'altra società. STIP viene divisa in due società, una che ha il compito di ripianare i debiti andando al contratto preventivo e l'altra che rimane in piedi e prosegue le attività di STIP. Rimarrebbe una società per azioni che è controllata comunque dal comune. STT allora in questo caso, secondo questo piano, verrebbe ricapitalizzata attraverso appunto un piano di ristrutturazione del debito fatto in base all'articolo 182 della legge finanziaria, che è appunto fondato questo piano sulla cessione in pegno alle banche delle azioni. Io vorrei sottolineare alcuni aspetti importantissimi. Intanto, quanto questa scelta è iniqua. Intanto è iniqua perché, come capite bene, il debito di STIP di 109 milioni di euro, che è in larga parte illegittimo, in questo modo verrebbe ripagato ancora una volta dai cittadini che sono assolutamente incolpevoli attraverso appunto una ulteriore iniezione di denaro pubblico che è assolutamente ingiustificata. Si aggiunga che oltre al denaro pubblico il danno per la collettività sarebbe doppio, perché naturalmente il pegno sulle azioni IREN e successivamente la vendita delle stesse comporterebbe una gravissima lesione a un diritto fondamentale dei cittadini, in quanto da questa cessione delle azioni IREN si profilerebbe, come capite bene, l'uscita del controllo pubblico da questa società e quindi la privatizzazione del servizio dell'acqua. Ma aggiungiamo anche il grave danno che viene arrecato a STT, proprio perché in questo caso STT si verrebbe a trovare apparentemente ad acquistare un diritto ad agire in giudizio, ma in realtà finanzia, come capite bene, a fondo perduto STIP. Qual è la tesi che noi sosteniamo, che è anche però quella insomma, che abbiamo visto, che è stata sostenuta dal Tribunale, che è sostenuta dai commissari giudiziari? Sosteniamo che questo piano non è finanziario, oltre che iniquo, non è sostenibile da un punto di vista finanziario. Perché non è sostenibile? Perché chiaramente la attuazione del concordato con SPIP è subordinata all'accettazione da parte delle banche di tutto il piano di ristrutturazione del debito che riguarda STT, che significa che appunto la possibilità che questi 2 milioni vengano erogati a SPIP è subordinata alla realizzabilità di tutto l'intero piano di ristrutturazione del debito che riguarda STT. Eppure questi 2 milioni e 8 sembrano davvero diventati l'ago della bilancia. Per aggirare questo legame che c'è tra il piano d'accettazione da parte delle banche dell'intero piano di STT e il versamento dei 2 milioni e 8, addirittura il liquidatore in febbraio, l'8 febbraio, ha avanzato al Tribunale un'ulteriore proposta di modifica. Propone addirittura STT, dice che STT è disposta ad accogliere, su indicazione del centro bancario,
la disponibilità a permettere l'immediato versamento da parte delle banche direttamente a Spip di 2,8 milioni. Cioè, addirittura questi 2,8 milioni le banche li darebbero immediatamente a Spip senza passare nemmeno attraverso SDD, pensando in questa maniera di lasciare da parte l'intero piano, è vero, di risanamento dell'intero piano industriale della società. E in questa maniera le banche danno a Spip 2,8 milioni che poi le banche si riprendono in sede di concordato preventivo. Non so se si chiama proprietà transitiva in matematica, forse una cosa di questo genere. Ecco, questo partito, dicevo, trasversale ce la mette veramente tutta. Tant'è vero che addirittura, pur di favorire l'attuazione di questo complessivo piano, leggiamo che ci sono stati numerosi incontri bilaterali tra la società e le principali banche creditizie, e nel corso di questo tavolo interbancario collettivo, con la partecipazione di tutte le banche creditrici, è stata richiesta la nomina di un nuovo advisor finanziario, oltre a quello giuridico, che fornisse al centro bancario la conferma degli elementi contenuti nel piano industriale della società. Sorvolo sul problema: chi pagherà questa nuova società, è vero, i nuovi oneri derivanti da questa consulenza, ma insomma vi dà l'idea di quanto questo concordato punti in tutti i modi a resistere. Il ceto bancario, così come viene nominato ampiamente in tutti questi documenti, è l'oggetto dell'analisi di questa sera. Mi limito a fare due sole considerazioni. La prima: il cosiddetto ceto bancario ha erogato crediti, come vedremo poi analiticamente, in un primo momento non garantiti da ipoteca, in un secondo momento assorbiti da mutui ipotecari, per 91 milioni di euro, oggi sono già 93 erotti, per l'acquisto di terreni assolutamente sopravvalutati rispetto al loro valore di mercato. Terreni che sembrava valessero 80 euro mediamente a metro quadro, che invece avevano un valore di mercato quantificabile attorno ai 30. E oggi, a seguito della impossibilità di Spip di pagare i propri debiti, le banche si trovano con dei terreni sottovalutati, svalutati. I terreni hanno perso in larga parte il loro valore, e sulla base di perizie che sono state, dell'intero compendio immobiliare che sono state commissionate da STT, risultava nel 2011 che la svalutazione del patrimonio immobiliare ruotasse attorno ai 35 milioni e 879 mila euro, cioè 36 milioni di euro di danno patrimoniale, che sono più o meno le plusvalenze, è vero che sono finite nelle tasche di Mindres, di Reg, della società 2N di Milano, via di questo passo. Secondo un'ulteriore relazione di periti, risulta che il valore delle aree accertato a luglio 2012 per Spip 2 e per Spip 3 è di 44 milioni e 961 mila milioni, a fronte di un debito di 109 milioni, esattamente la metà. Ecco, le banche che hanno finanziato l'acquisto di questi terreni sopravvalutati non possono certo uscire da questa esposizione se non riprendendosi quei terreni svalutati. Ha senso che un concordato dia alle banche
ulteriore danaro pubblico per soddisfarne le brame, che in qualche modo pareggi o soddisfi le banche rispetto a questa svalutazione del valore degli armi. L'altra questione che volevo affrontare è la seguente. Dicevo prima che il Tribunale ha revocato la ammissibilità del piano di concordato preventivo perché dice ci sono concreti rischi in ordine alla fattibilità del piano e c'è un elevato grado di incertezza dell'avveramento delle condizioni ad oggi non garantite. Però da quel momento questo partito trasversale che vuole a tutti i costi il concordato e che ha preso corpo ha iniziato a evocare scenari catastrofici. Il rating si alzerebbe, gli oneri finanziari aumenterebbero, sarebbero molto più alti, il rischio di default del comune diventerebbe molto verosimile. Ecco, vorrei tentare di dare una risposta a questo allarmismo mostrandovi i dati del bilancio consolidato di STT del 2011, dal quale, come vedrete bene, si evincono dei dati inoppugnabili: 410 milioni di debiti, un patrimonio netto in perdita per 15 milioni, 5 società sono in liquidazione e le altre 3 società sono senza attività alcuna, in quanto il business legato che ad esse è andato squagliandosi insieme con la vecchia giunta. Vi mostro il giudizio che la società di revisione KPMG ha espresso su questo bilancio, da cui appunto si ricava la denuncia di una eccessiva valutazione del valore della nuda proprietà delle azioni IREN che sono state conferite come garanzia, la criticità della situazione finanziaria con significativi debiti scaduti e mancata adesione degli istituti di credito alla proposta di riassetto del gruppo e quindi rischio di mancanza di continuità aziendale e insomma elevato numero di controllati in liquidazione, insomma il quadro che emerge è un quadro estremamente preoccupante. Da questi dati io credo che si vinca, direi in forma, in modo quasi aritmetico, facendo forse semplicemente delle somme, che il fallimento di STIP non farebbe affatto aumentare il rischio del gruppo, più di quanto già non lo sia oggi. Anzi, la volontà probabilmente di tenere in piedi queste partecipate non fa che aggravare la situazione finanziaria complessiva senza alcuna speranza di recupero. Si tratta di società, come capite bene, che producono un aumento continuo del debito e crediamo che sia veramente pretestuoso creare degli allarmismi, perché l'ipotesi di fallimento di STIP alla luce di questa situazione finanziaria di STT non produrrebbe rischi maggiori di quanto non proporrebbe il concordato preventivo. E quindi noi crediamo che di fronte a questa situazione il fallimento, che peraltro lo stesso procuratore della Guardia, come vi ho detto prima, ha chiesto, permetterebbe di smantellare la fitta rete di collusioni contribuendo a far emergere i responsabili che ne hanno appunto i responsabili e coloro che ne hanno tratto beneficio. In questo senso vorrei fare presente che già oggi la situazione del comune è quanto mai precaria dal punto di vista finanziario. Pochi giorni fa
abbiamo preso la notizia che il bando che è scaduto lo scorso 11 marzo del comune per ottenere finanziamenti per 20 milioni per fare infrastrutture è andato deserto. Le banche non hanno tirato fuori questi finanziamenti. Ma vorrei anche ricordare che SDT che si avventura su questa china scivolosa di finanziare fino all'ultimo il concordato di STIP è quella stessa che mette in ferri e coatte forzati 12 dipendenti, cioè la quasi totalità dei dipendenti di SDT, che non ha i soldi per pagare i dipendenti, che molto probabilmente quando torneranno dalle ferie si troveranno in cassa integrazione in deroga e poi non si sa cosa sarà di loro. Questi però abbiamo i 2 milioni e 8 per pagarli, concordato, non abbiamo. L'amministrazione comunale, ecco, io credo che la sua responsabilità sia importante. Perché è importante? È importante perché la scelta di sostenere il concordato ha un'unica ragione, quella di occultare le responsabilità che ci sono dietro lo scandalo STIP e le gravissime collusioni di cui ha beneficiato. Non chiamerebbe le banche ad assumersi la loro responsabilità. Significherebbe salvare il sistema di potere che ha reso possibile lo scandalo STIP. E allora noi chiediamo perché questa amministrazione non ha fatto saltare per aria questo intreccio di interessi, perché non lo ha smascherato, denunciato, indagato, perché ha in qualche modo lasciato che queste operazioni speculative fossero compiute e addirittura presentassero oggi il conto e che questo conto venisse oggi pagato, perché addirittura ha permesso che venisse costruito questo castello di carta, perché ha contribuito a costruire questo castello di carta creando alibi e cercando coperture finanziarie che sono insostenibili, che sono improponibili, ma che soprattutto sono inique. Coperture finanziarie peraltro improponibili e inique che sono state cercate all'insaputa dei cittadini, vorrei essere molto chiara, all'insaputa dei cittadini, perché la campagna elettorale condotta dall'amministrazione, dal Movimento 5 Stelle e nel corso delle elezioni amministrative e nel corso delle recenti elezioni politiche ha sostenuto che in realtà l'amministrazione di Parma è un'amministrazione che non pagherà il debito, è un'amministrazione che ha istituito una commissione d'inchiesta che ha smascherato i responsabili e che pertanto giustizia sarebbe stata fatta. Noi non vogliamo fare polemiche particolari, vogliamo però sapere chi dobbiamo votare, vogliamo sapere quali sono le posizioni precise che vengono sostenute dalle forze politiche. A noi risulta che il comportamento dell'amministrazione 5 Stelle di Parma sia questo che abbiamo appena denunciato. Grazie.